Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini napoletani con funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, acqua, sale, zucchero, olio evo, lievito di birra secco, per il ripieno, funghi, scalogno, olio, sale, pepe, scamorza tagliata a fette, parmigiano. Per spennellare tuorlo e latte, e semi per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina e l'olio, il sale ed azionare il bimby in modalità spiga per 5 minuti. Trasferire l'impasto in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Nel frattempo preparare il ripieno. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungere i funghi e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il sale, il pepe e cuocere per 10 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Il composto è pronto, trasferire in una ciotola e mettere da parte. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Polverizzare con della farina e stendere con il mattarello formando un rettangolo. Mettere una parte del parmigiano su tutta la superficie. Mettere la scamorza tagliata a fette. Aggiungere i funghi e livellare bene.
Mettere il resto del parmigiano. Arrotolare delicatamente. Tagliare il rotolo in fette da 3 centimetri. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Coprire con un canovaccio e lasciare lievitare in forno spento per un'ora. Trascorsi 1 ora, spennellare i panini con un tuorlo d'uovo e un po' di latte. Polverizzare con i semi di sesamo e con i semi di papavero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Panini napoletani con funghi. Grazie e alla prossima ricetta!